Bentornati ragazzi, è Gabri Costa che vi parla. Vi ricordate l'altra volta quando vi ho spiegato per filo e per segno l'elenco piante? Adesso si guarda l'elenco zombie. Vi dico quanti zombie ci sono. Allora, questo è il primo zombie, ha una resistenza bassa, ma è anche un comune zombie da giardino. Poi c'è lo zombie portabandiera, che anche lui ha una resistenza bassa, ma indica l'arrivo di una massiccia orda di zombie. Poi c'è lo zombie segnaletico, che porta sulla testa e lo rende due volte più resistente rispetto allo zombie comune, ma ha una resistenza media. Poi c'è lo zombie atleta. Salta la prima pianta che incontra, però è in grado di saltare gli ostacoli. Poi c'è lo zombie secchione, che ha una resistenza elevata, ma è vulnerabile a calamifungo, ma il secchio che porta in testa lo rende estremamente resistente. Lo zombie ballerino si diverte. Questi zombie vengono evocati da gruppi di 4 non appena Disco Zombie entra in scena. Questo disco zombie, ogni somiglianza tra disco zombie e persone reali, vive o morte, è puramente casuale. Evoca zombie ballerini. Poi c'è lo zombie rugbista. Ha una resistenza molto elevata e anche la sua velocità è elevata, ma è anche vulnerabile a calami fungo. Si distingue per le azioni migliori. Poi c'è lo zombie con porta, che ha una resistenza bassa. E la sua resistenza della porta è elevata. Poi c'è lo zombie informato, che poi si arrabbia quando gli strappi il giornale. Poi c'è lo zombie da bagno, appare solo nelle piscine e c'ha sempre il salvagente. Poi c'è lo zombie sommozzatore, che anche lui appare solo nelle piscine, ma si immerge per evitare gli attacchi. Poi c'è lo zombie mobile, che ha una resistenza elevata, distrugge le piante e congela il terreno. Poi c'è la squadra di bobbisti zombie. Compaiono solo sul ghiaccio. Poi c'è lo zombie cavalca delfini. Salta la prima pianta che incontra. Poi abbiamo lo zombie delle nevi. Dopo un po' scappa. Poi c'è lo zombie salterino. Salta per superare le difese. Poi c'è lo zombie minatore. Scava una galleria sotterranea e compare sul lato sinistro del prato. Zombie aerostatico. È vulnerabile al cactus e trifigliatore. Zombie con sorpresa. Ha una sorpresa esplosiva. Lo zombie d'assalto scende dal cielo e ruba una pianta, mentre lo zombie scalatore c'ha sempre questa scala. Usa la sua scala per superare gli ostacoli. Lo zombie artigliere scaglia palloni da pallacanestro contro le tue piante. Lo zombie orco ha una resistenza estremamente elevata, è uno zombie gigante. Mentre lo zombolino è molto piccolo e ha una resistenza bassa. Sono scagliati dagli orchi. E per finire ci abbiamo il professor Zombotron, che ha una resistenza estrema. È il più potente degli zombie. Però questo Zombotron l'avevo affrontato nel tetto, quando c'era la sfida finale. Bene, vi ho detto l'elenco piante e l'elenco zombie. Vi saluto e arrivederci.